Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 99, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il gente e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché diciamo abbiamo come obiettivo quello di raggiungere 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori, e io ce la sto mettendo tutta. Siamo arrivati all'episodio numero 99, domani andremo ad aggiornare il nostro monumento di scalata verso i 2000 iscritti che abbiamo come obiettivo di raggiungere entro la fine dell'anno, signori, e tutto dipende da voi. Io ce la sto mettendo tutta, voi dovete semplicemente cliccare sul pulsantino di iscrizione al canale, lasciare anche un bel like e se vi va anche un commentino al quale sono sempre pronto a rispondere. Signori, allora, io non ho fatto assolutamente niente rispetto a ieri, nel senso, ieri abbiamo trovato il mondo, abbiamo trovato l'elitra, abbiamo trovato la testa del drago e ho saccheggiato un pochetto meglio la fortezza, mi sono portato gli standardi e qualche altra barra del land. Oggi, signori, non faremo assolutamente nulla. Oggi, episodio 99, faremo semplicemente un attimo di sistemazione, signori. Andiamo un attimino a sistemare qualcosa qui a casa nostra, andremo a trovare a sistemare anche l'elitra che non possiamo attualmente. Oddio, potremmo, no, se non sbaglio l'elitra non si incantano con l'incudine, vero? No, vanno messe direttamente, ci vanno messi dei libri sopra, se non ricordo male. No, doveva far così, è vero, se faccio così non le posso incantare. No, perfetto, va bene. Allora, signori, facciamo un attimo il punto della situazione. Allora, nella cassa, questa è importante, noi possiamo scaricare 16 diamanti che abbiamo trovato nell'esplorazione, che è cosa buona e giusta. Poi abbiamo anche dell'oro, che mettiamo qui al suo posto. Lasciamo un po' di ferro, perché questo effettivamente è un po' troppo per noi. Io lascerei anche la testa del drago e intanto l'elitra. Le mettiamo qui belle al sicuro. Nella cassa del cibo non abbiamo niente che mettere, nella cassa delle armi possiamo metterci intanto questi stivaletti e questi altri, protezione 4 e passo anfibio 3, atterraggio morbido 4, noi quanti atterraggio morbido abbiamo? Atterraggio morbido 3, quindi già potremmo andare a migliorare i nostri stivaletti con questi di qua, quasi potremmo anche farlo, signori. Vediamo quanti blocchi, quante cose ci chiede, quanta esperienza ci chiede. Qui non c'entra più assolutamente nulla, abbiamo dei libri inutili, però va bene. Qui dentro qualche altra cosa c'entra, allora potremmo mettere gli stendardi, potremmo mettere le selle, aspettate, qui dobbiamo mettere le altre cose che abbiamo trovato, protezione 4, nel metto di ferro protezione 4, indistruttibilità e protezione, la mettiamo pure qua, quest'altra spada con affilatezza 3, ripristino e contraccolpo. Una bella spadotta di ferro, niente male. Un'armatura la mettiamo qui, ok. E poi ci rimangono, allora, le enderpearl. Io direi di metterle anche qui, che comunque le enderpearl sono sempre importanti. Andiamo a sostituire questi con i blocchi dell'end che abbiamo, questi blocchi di qua che li avevamo messi sbagliati, ovvero via questo, non con l'arco ma con questo, e ci mettiamo questo di qua. Ok, poi ne abbiamo un altro da mettere qui, non con l'ascia ma con l'ascia, bagno di ascia, sistemazione, sistemiamo questo di qui, ce ne mancava un bel po' comunque, porca miseria. Ok, così questa parte adesso è completa, signori, perfetto. Non abbiamo altri alberi da poter piantare perché li ho dovuti buttare per fare spazio a tutte le ambaradan di cose che ci siamo portati dall'altra dimensione, e quindi mi sembra anche una cosa giusta. Allora, qui dentro noi cosa abbiamo che posso scaricare? Netherrack, sì, Netherrack ne avevamo, questa non ne abbiamo, ok. Queste le posso scaricare? No, perfetto, allora le mettiamo qui. Dovremmo anche un attimino decidere di sistemare tutte queste casse che sono un attimino ingombre inutilmente. Qui possiamo metterci uno stack di frecce, facciamo così. E, ok, e possiamo anche creare i nostri bellissimi shulker box. Signore, ne creiamo due, senza esagerare. Ne andiamo a creare due, di cui uno lo terremo magari di riserva e uno magari ce l'andremo invece a portare sempre dietro.
Ok, Shulker Box 1 e Shulker Box 2, perfetto. Allora, uno lo metterei qui dentro, così nell'eventualità sappiamo che ne abbiamo un altro qui. Questa la andiamo a posare. Non ho altro spazio per il Shulker Box. Ai 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 ai, questa cosa è gravissima. Sabbia. Cuociamo questa sabbia e queste le mettiamo qui. Perfetto. Decisamente dobbiamo. Qui io non ho sabbia, vero? Se per caso faccio così, questa sabbia non mi parte. No. Ho qualcosa che posso eliminare? Questa carne marcia. Via. Questa la eliminiamo veloce veloce. La fai portare là? Perfetto. Questa carne marcia la andiamo a eliminare velocemente. In questa maniera così, perfetto. Lo shulker box lo andiamo a fare arancione, signori. Voi direte: ma perché arancione? Perché è un colore che non abbiamo. Abbiamo il blu, abbiamo il rosso, abbiamo il giallo. Anche il giallo mi piacerebbe. Facciamo il giallo, deciso. Tra l'arancione e il giallo ha vinto il giallo. Un colore drastico, bello, evidente. Ora devo solamente ricordarmi. Aspettate, i colori dovrebbero essere qui dove c'è la lana. Ce l'abbiamo pure il fiorino giallo, bello così, anche se arancione era pure carino, ma no, abbiamo detto che lo facciamo giallo. Dai, è così, 1, 2 e 3. Perfetto, shulker box giallo, signori, bello, pieno pieno, carico carico. Torniamo giù. Uniamo gli stivaletti che abbiamo con quest'altri, vediamo quanti livelli chiede. Attenzione, attenzione, costa troppo, addirittura. No, ma ci sono rimasto malissimo. Vabbè, niente, costa troppo per le nostre tasche. Non possiamo fare questo miglioramento. Questo miglioramento non lo possiamo fare, quindi vabbè, questi stivaletti rimangono qua. Noi indossiamo i nostri, ok. Noi abbiamo libri di mending? No, non abbiamo dei cazzarola di libri di mending. Dobbiamo metterli sulle litera. Abbiamo dei libri con unbreaking? Altra domanda. Abbiamo dei libri con unbreaking? Penso assolutamente di no. Fiamma, potenza, efficienza, contraccolpo, perforazione, potenza, flagello, indistruttibilità. Affidatezza, perforazione, contraccolpo, libro. Affidatezza, impalamento, affidata all'acqua, atterraggio mobile, risacca. Allora abbiamo un'indistruttibilità 1. Ok, cerchiamo altre indistruttibilità, signori. Il nostro obiettivo è trovare altra indistruttibilità. Ci riusciremo? Non lo so. Allora, facciamo tentativo. Tentativo 1. Saccheggio 2, protezione, efficienza. Va bene così. Dai così, dai così. Affidatezza, efficienza, anatema, affidatezza. Niente da fare, signori. Niente. No, che cazzo lo sto facendo? Sono un attimino confuso. Così, perfetto. Dai con l'altro libro. Perforazione, potenza e protezione dal fuoco. No, non ci siamo. Mi serve unbreaking. Contraccolpo, protezione e protezione dalle esplosioni. No. Ah, porca miseria, perforazione, tocco di velluto e perforazione. Niente, niente da fare, signori. Abbiamo dei libri da poter tranquillamente disincantare. Basta che non disincanto, però indistruttibile. Questa non va. Ci manca che disincanto quello che l'unico che mi serve realmente. Ok, inutile tenerci sti libri che non servono a nulla. Dai, così, allora, protezione, potenza e perforazione, no, è questo, è a vuoto. Efficienza, protezione, anatema, no, mi serve indistruttibilità a me. Sì, però lo devo incantare, scemo. Ok, andiamo di qua. Perforazione, protezione, esca 2, no. Quanto ci metteremo? Flagello, protezione, carica, no. Non so quanto ci metteremo, signori. Impalamento, anatema e lealtà, no. E andiamo ancora con lo scarico. È bello che mi sto consumando i livelli del drago, signori. Mi sto consumando i 65 livelli del drago per cercare di mettere indistruttibilità. Quantomeno indistruttibilità 2. Quantomeno. Non chiedo tanto. Protezione, perforazione, aspetto di fuoco. Protezione. Ai ai. Protezione, affidata all'acqua, dai, ma perché questi incantesimi inutili? Contraccolpo, lealtà, aspetto di fuoco, sono sempre gli stessi. Indistruttibilità non ci capita più. Contraccolpo, aspetto di fuoco, potenza.
E che c'è da fare? Affilatezza, respirazione e protezione dal fuoco. Mi serve un'indistruttibilità, è incredibile, è incredibile, incredibile. Niente, non ci vuole bene il gioco, signori. Non ne ricordo nemmeno per il mending, non ricordo nemmeno cosa dobbiamo andare a fare, signori. Quale scambio dobbiamo fare con i villaggeri? Allora, ancora, mettiamo la presa d'azzardi, protezione, atterraggio morbido e potenza. No. No, no, no. Protezione, protezione, protezione. No. Anatema, affilatezza. Guarda, indistruttibilità. Ok. Abbiamo indistruttibilità 2. Ok. Affilatezza, affilatezza e aspetto di fuoco. No. Affilatezza, indistruttibilità 2 ce l'abbiamo. Ci serve o un'altra indistruttibilità 2. Oh, qualcosa di molto più noioso, sinceramente, da andare a fare. Come chiameremo questo video? L'incantesimo giusto. Che non stiamo trovando, purtroppo. Che non stiamo trovando. Dai, dai, io credo in te. Io credo in te. Abbiamo ancora 43 livelli. Anatema, flagello e protezione. No. Dai, così. Protezione, protezione, protezione. No. Mamma mia. Dai, così. Perforazione, perforazione, potenza. Dai, due perforazioni uguali. Ma io mai, mai vi posso perdere tempo così. Protezione, efficienza, aspetto di fuoco, niente. Continuiamo a cancellare questi incantesimi. Dai, dai, leva questi incantesimi. Dai, 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 dai. Recuperare poi il mending, ripeto, non mi ricordo cosa serva, signori. Decisamente non mi ricordo cosa serve. Però se intanto non riuscissimo a metterci protezione, carica rapida, non me ne frega niente di questi incantesimi. Efficienza, perforazione, efficienza. Quando cerchi questi non li trovi. Affilatezza, carica rapida e potenza. Niente, signori, faccio un taglio perché se no facciamo tutto il video così. Vabbè che è un video più rilassato, più calmo, più tranquillo, più di chiacchiera, niente di particolare. Però, oh, gli ultimi 5 livelli abbiamo, signori. Gli ultimi 5 livelli. Ok, abbiamo un'indistruttibilità 1, protezione, indistruttibilità 1 me lo prendo. Ok, riuscissi a trovare un'altra indistruttibilità 1 sarebbe l'allineamento dei pianeti. Affidatezza, porca miseria, dai, protezione, efficienza e protezione. No, siamo calmi, ce ne manca solo uno, signori. Ce ne manca solo uno con indistruttibilità 1. Ce ne manca solo uno, porca miseria, ce ne manca solo uno. Che deve essere appunto un incantesimo di uno, tra l'altro. Quindi abbiamo tutti i livelli. Indistruttibilità 1, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Porca miseria, 8.000 anni, ma ci siamo riusciti. 8.000 anni, ma ci siamo riusciti. Andiamo nella nostra bellissima incudine, facciamo così e così, e abbiamo indistruttibilità 2. Facciamo così, abbiamo indistruttibilità 2, facciamo così, abbiamo indistruttibilità 3. Andiamo a recuperare le nostre elitra. Ok, anzi, prima dormiamo, va, proprio lo voglio fare brutta proprio. Prima dormiamo, poi recuperiamo le elitra. Andiamo di qui e mettiamo indistruttibilità sulle elitra, signori. No, così, così, e quantomeno abbiamo un'indistruttibilità sulle elitra, signori. Allora, oggi è un episodio con molto relax. Abbiamo fatto il nostro bellissimo shulker. Abbiamo messo l'indistruttibilità sulle elitra 3. Dobbiamo mettere il mending, ma non mi ricordo per il mending cosa voglia qui il nostro amico villaggero. E non mi interessa scoprirlo in questo preciso istante, signori. Non faremo neanche oggi il primo volo con le elitra, ma lo faremo prossimamente, ma non oggi. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, che è stato molto semplice, signori, molto veloce, ma il 99esimo episodio molto importante per la serie. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Aspettate, 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 aspettate. Vi saluto con le lettere, no? Scusa, ce le abbiamo, le indossiamo. Bella a tutti, raga. Ciao!